Cari telespettatori, ben ritrovati ancora una volta per questo nostro appuntamento, che sostanzialmente è un po' il riassunto dei fatti maggiori che sono accaduti nel corso di questa settimana. E come al solito partiamo dal livello nazionale, da quello che sta accadendo nel paese, che forse è la cosa più importante in un momento in cui la stabilità del governo non è affatto garantita. Continuano i litigi da una parte tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per una sorta di primogenitura di chi è il più bravo, di chi si spinge di più verso la questione morale, ma alla fine poi vai a tirare le somme di tutto questo. Si parla solo, ma i fatti non ci sono. La scheggia è impazzita, devo dire, se mi consentite, e lo dico a titolo personale naturalmente, è Matteo Renzi. È Matteo Renzi che era seppellito, morto dopo le sue scorribande nella Costituzione, il tentativo di cambiare la Costituzione, è il punto nodale su cui probabilmente il governo mantiene quel filo sottile per esistere e resistere, perché evidentemente se si allea con i 5 Stelle, che lo hanno promosso sostanzialmente a come riferimento interlocutore del PD, poi ha lasciato il PD, ha fatto il suo movimento, e allora Renzi diventa un elemento di, come dire, di instabilità. Una cosa mi ha impressionato in questa settimana, quando Matteo Renzi, appunto, parlando in Parlamento, ha detto: come Moro e come Craxi non si processa la politica. Insomma, un po' di ignoranza questo giovanotto ce l'ha, in dubbio da dire. E poi è irriverente il riferimento a Moro e a Craxi, che sono due giganti, indipendentemente da tutto, nelle loro distinzioni della politica italiana, che oggi vengono rimpianti perché sostanzialmente la confusione che genera la mancanza di competizione, la mancanza di merito. E quindi quando senti dire il giovincello di Firenze che ne ha combinate tante, ha difeso le banche, ha fatto tutto, ha coinvolto la propria famiglia, senti dire: non ci processerete mai, la politica non sarà processata, come aveva detto Aldo Moro e come aveva detto Bettino Craxi in Parlamento, in periodi difficili ma certamente più solidi dal punto di vista della tenuta della democrazia. Beh, mi sembra, a dire il vero e con tutto il rispetto per tutto quello che accade, un po' irriverente, ma anche antistorico, usare delle espressioni che appartengono ad un periodo particolare della vita italiana e fare riferimenti ad Aldo Moro che ci ha messo la vita, lo stesso Bettino Craxi che è morto in esilio, mi pare un po' esagerato, se non del tutto irriverente, come ho detto prima. Vabbè, in questo paese può accadere anche un paese senza memoria. L'ha detto un po' per guasconeria, un po' perché per sentirsi protagonista, ma certo è che anche la grande stampa ha avuto modo di sottolineare questa eccessiva ripetizione, evidentemente non consona ai tempi in cui ci è dato vivere. E questa è una frase di Moro. Il Consiglio dei Ministri dell'altro giorno, l'altra sera, ci ha dato un campanello d'allarme importantissimo. La Banca del Sud, la Banca di Bari, la Popolare di Bari, la banca più importante del Mezzogiorno,
è stata commissariata. Si è tentato in qualche modo di porre un freno ad una gestione un po' discussa, chiacchierata da mesi, messa all'indice sostanzialmente, con una serie di partecipazioni personali e familiari che hanno portato questa banca sull'orlo del fallimento. E allora, per evitare il crack definitivo, il Consiglio dei Ministri l'altra sera ha deciso di nominare un commissario. Guardate, non sembri un irriverente il fatto che il Consiglio dei Ministri interviene in una situazione di credito fallimentare che esiste nel Mezzogiorno. Mi consentirete qualche piccola riflessione sul credito? Intanto, il credito nel Mezzogiorno è stato sempre, e qui non faccio riferimento assolutamente alle banche, alla banca di cui dicevo prima, ma è un fatto generale. Il credito nel Mezzogiorno è stato sempre gestito a livello usuraio, cioè i tassi di interesse, così tanto e così lontani, diversi dal nord, hanno costretto imprese a chiudere, hanno piegato imprenditori con grande volontà a dover smettere anche i loro sogni, le loro ambizioni. Ma questo è un fatto generale: il credito nel Mezzogiorno è stato sempre tiranno nei confronti di chi aveva voglia e di chi ha voglia, anche e soprattutto dei giovani che chiedono un prestito, al di là delle propagande, al di là dei bollettini che fanno le banche. Poi, quando vai lì, garanzie, controgaranzie, insomma tutto. E poi alla fine l'acquisizione di patrimoni, a volte realizzati con grandi sacrifici da imprenditori. E le banche pigliano, ma danno, raramente danno, per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ma qui la vicenda è più complessa, perché parlare di credito e Mezzogiorno bisogna fare alcune riflessioni importanti, una per tutte. Noi avevamo la Banca Popolare dell'Irpinia, ve la ricordate? Una bancarella nata con i risparmi degli imprenditori, dei cittadini, dei piccoli consumatori, dei piccoli commercianti dell'Irpinia, che era cresciuta, aveva avuto un suo assetto molto importante, era diventato un punto di riferimento per l'economia locale, perché non ricordarla? La Banca Popolare dell'Irpinia era diventato un modello di credito nel Mezzogiorno, naturalmente con tutti i limiti di cui dicevo prima. E beh, che cosa è accaduto? Non esiste più. Se l'è comprata la banca l'Emilia, BPR, ha lasciato qui, come dire, i mobili scassati, vecchi, le cose antiche, antiche per modo di dire, e ha trasferito le intelligenze e i vertici a Modena, che non è certo vicino Napoli, né vicino Bari, né vicino Palermo. Il credito nel Mezzogiorno, quella che era un piccolo vanto della nostra economia, portata avanti con enormi sacrifici. Ricordo quando fu costruita, se mi consentite, Mario Malzoni, altri imprenditori che si accingevano allora a fare la politica economica del nostro territorio. È sparito tutto, ci siamo venduti tutti, si sono venduti tutti. E qui il governo c'entra, e c'entra la classe dirigente meridionale, che ha consentito questo spreco, questa ruberia, questo furto, questo scippo, senza neanche vergognarsi. Ma dirò di più. Forse la Banca Popolare dell'Irpinia era
un riferimento locale, strettamente locale. Ma il Banco di Napoli, ma il Banco di Napoli, quello che Guido D'Orso, il nostro concittadino e meridionalista, diceva che allora, negli anni 30, funzionava da idrovora, prendeva i soldi degli emigrati e li investiva poi al nord, ma che comunque agiva sul territorio, era un altro riferimento. La banca, il Banco di Napoli, non esiste più, se non come fondazione, ma queste cose sono un po' ridicole. Esiste il Banco Intesa Torino, Piazza Castello a Torino, frecciano scritte immense del Banco Intesa, ex Banco di Napoli, e ci hanno privato anche di questo. E chi se non una classe dirigente immorale poteva compiere questo se non con la complicità dei poteri forti? E mi fanno ridere coloro i quali oggi parlano da Tremonti ad altri. Bisogna costruire una banca del Sud. Ma credete veramente che il popolo meridionale ha l'anello al naso? Credete veramente che nessuno si è accorto che istituti di credito importanti sono stati trasferiti al nord con i vertici aziendali e qui ci sono rimaste le macerie? E credete davvero che la politica del credito nel Mezzogiorno non sia quella che si coniuga con il possibile sviluppo? Perché si allargano le borse, le banche, è possibile dare ai giovani un minimo di certezza, a coloro che si sposano, agli imprenditori che sono costretti a chiedere prestiti. Ma credete veramente che tutto questo sia avulso dalla politica nazionale del paese? Il Mezzogiorno sta nel paese, qualcuno si scorda che siamo in Italia. E che il Mezzogiorno è parte dell'Italia, basta con gli scippi. E noi non possiamo non pensare che tutto questo non è un fatto episodico, accade così, fatalismo. Accade perché una classe dirigente incapace, inetta, desiderosa e ambiziosa del potere, fanno qualunque cosa per acquisire un posto in Parlamento. Quando va lì si scorda di tutto, dimentica che il Mezzogiorno è in Italia. Ed ecco quello che sta succedendo. Non si era mai verificato così prepotentemente che il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana si riunisse d'urgenza per assumere una decisione straordinaria con la nomina di un commissario ad una banca che ha raccolto il risparmio dei meridionali. Si doveva proprio arrivare a tanto. Oppure c'era la possibilità, a mio avviso, di poter correggere il tiro durante il percorso della gestione della banca. E perché poi parlare di Banca del Sud, una nuova Banca del Sud? Ma davvero noi siamo in una situazione di improvvisazione tale che qualunque cosa si dice è contraria alla realtà, è lontana dalla realtà, non ha pensiero. È come se ogni cosa fosse una grande scoperta. E allora noi avevamo la Banca Popolare dell'Irpinia, avevamo il Banco di Napoli, non ci stanno più. E
e ora si dice la Banca del Sud. Quello che rimane, come vedete, è in frantumi e qui si parla della Banca del Sud. Ma scusate lo sfogo, ma io credo che il credito si coniuga con lo sviluppo. Senza credito, senza aprire le borse, laddove ci sono i risparmi, lo sviluppo ritarda. E le stesse iniziative del governo passano sotto silenzio. Mi è capitato l'altro giorno, non faccio i nomi, di dover parlare in una tipografia a proposito di un libro che si sta stampando. E il tipografo dice, io devo lavorare da solo, perché sapete, colui il quale mi faceva le lastre, insomma, il tecnico, definiamolo così, ha lasciato il lavoro perché mi ha detto non mi conviene. Io mi prendo il reddito di cittadinanza, faccio un po' di terra a casa, vendo qualcosa e sto bene, perché devo fare questo? Ecco il mezzogiorno che si condanna. Ecco il reddito di cittadinanza che qualcuno tenta di difendere usque ad mortem. Ecco che cosa è. È un'altra causa immorale del mancato sviluppo del Sud. Non ha creato lavoro. Il reddito di cittadinanza, direte voi, ma sono esempi rari. Non è vero. Si ripetono giorno per giorno i contrabbandieri che prendono il reddito di cittadinanza. Ma insomma, ecco perché in questo paese ciò che manca è la competenza e il merito. Non si va da nessuna parte improvvisando, facendo provvedimenti demagogici. Non si va da nessuna parte se non c'è la competenza e il merito. E la competenza e il merito è annullato da una classe dirigente infame che preferisce le clientele, preferisce gli spiccioli di clientela pur di piazzare i propri cristiani a difendere il territorio per i propri interessi. È qui la differenza. È nella grande questione morale che il Mezzogiorno cade, cade, si inginocchia. E poi il Mezzogiorno, queste pagliacciate che fanno, che si ripetono, ora siamo alle vigilie delle campagne elettorali regionali, vedete, insomma, questo spettacolo indegno, immorale, mortificante, che veramente ci rende quasi impotenti di fronte a costoro che vanno tagliando i nastri, vanno inaugurando opere di cui si parlava 100 anni fa, che sono presenti anche nel quando si c'è il matrimonio, che li vedi in fila anche dietro i cadaveri, pur di acquisire il consenso, dopo che si sono slabbrati in tante cose a penalizzare la nostra provincia. Questa nostra provincia di cui le zone interne sono colpevoli di essere dirette da persone che evidentemente non le hanno volute bene, che hanno pensato ai propri affari, ai propri interessi, e non solo le zone interne. C'è una grande questione, guardate. Io non so, evidentemente, la gravità del problema che è di fronte a tutti noi, ha una, come dire, una ricezione non adeguata al momento che stiamo vivendo. Del Mezzogiorno ho detto, della regione non ne parliamo proprio, insomma. Pensate, Rispini può eleggere un solo consigliere regionale,
quanto vale due di coppa, insomma, quanto vale la rappresentanza infima dell'Irpinia nel Consiglio regionale, è dimostrato dai fatti che sono accaduti e che arrivano a conclusione di un quinquennio molto misero per quanto riguarda l'Irpinia, Avellino, le zone interne. Promesse, parole a non finire. Ma per un posto c'è una sorta di guerra guerreggiata, almeno fra cinque persone, per un posto. Nel PD, per esempio, nel centro-sinistra. Allora, Maurizio Petracca, il sindaco di Solofra Vignola, l'ex presidente del Consiglio Comunale Petitto, e non ti dico, chi più ne ha ne metta. La presidente del Consiglio regionale uscente, Rosetta D'Amelio, si guerreggiano per un posto. Non riescono a trovare un accordo, a rendere forte una candidatura, perché se la candidatura è forte, la risposta negli interessi generali della provincia può essere forte, e invece ognuno lottizza le proprie cose. Parleremo di questi candidati. Alcuni hanno ombre spessissime, alcuni hanno tale faciloneria nella gestione del potere che hanno perso anche il pudore, che usano il comune di Avellino per fare delle cose che, altro che i comitati d'affari di una volta, quelli che io ho conosciuto in Sicilia quando ero inviato del Mattino, altro che. Ma la politica non c'è più. Vedete il caso che è accaduto nel Movimento 5 Stelle. Voi sapete che io ho sempre guardato, non con diffidenza, ma con cautela, lo sviluppo di questo movimento, che è nato come movimento antisistema, cioè per cambiare il sistema, si è inglobato nel sistema fino ad occupare, a fare guerre per il potere, come sta dimostrando Luigi Di Maio e compagni. Allora, in questa settimana è esploso, ma in realtà già covava sotto cenere da molto tempo, il caso del senatore Grassi, persona di grande rispetto, ma meridionale del peggiorerismo, perché uno dei mali del Mezzogiorno, ma antichi, che si rinnovano, che tornano alla ribalta ogni volta che c'è una questione di ambizione e di potere, ecco, il conto lo si fa con il trasformismo. Ora io non giudico, non spetta a me, ci mancherebbe, io faccio una valutazione politica del trasformismo e credo che il senatore Grassi avrebbe fatto bene, per coerenza, a dimettersi dall'incarico nel momento in cui non condivideva la strategia del suo partito o quella di Di Maio. Non solo, ma se avesse creduto nella politica avrebbe fatto bene a continuare la battaglia all'interno del partito. In minoranza, ma la minoranza non è un difetto. La minoranza, la guerra di minoranza è un valore. E invece eccolo andare verso la Lega, non verso un altro partito di minoranza,
ma verso la Lega che a quanto pare sta viaggiando con il vento in poppa e che quindi potrebbe garantire per il futuro qualcosa in più. Ma di che stiamo parlando? Io stavolta devo dare un minimo di solidarietà a Cosimo Sibilia. Ah no, Cosimo è altra persona, è altro livello. A Sibilia sottosegretario, il quale ha costruito questa rete di parlamentari in Irpinia, la grande vittoria del 5-0, i cinque parlamentari di 5 Stelle, che sembrò un miracolo, una rivoluzione, tutti così la definimmo, e che poi si è squagliata come la prima neve d'estate. Si squaglia. E purtroppo è rimasto con le pive nel sacco. Perché il gesto che fa Grassi è un gesto anche contro di lui. Qualcuno, tanti anni fa, quando la politica ancora era un valore serio, alla mia domanda, ma perché accadono queste cose, insomma, quello cambia, mi rispose, con il senso del pensiero lungo, voglio dire, perché la politica non ha gratitudine. E io aggiungo, ma oltre alla gratitudine, la politica non ha moralità, perché se accadono queste cose, purtroppo, dobbiamo dire, con tutto il rispetto per il senatore Grassi, che insomma è una persona di merito, competente, capace, un giurista molto attento, lo abbiamo ascoltato più volte, quali sentimenti perversi si siano agitati nel suo animo, difficile sapere. Però una valutazione politica va fatta. Se il trasformismo continua ad essere il riferimento della politica, la politica che era morta, oramai la sotterriamo addirittura. E veniamo ai fatti di Avellino. Guardate, io ho una preoccupazione. Sapete, non ho mai alcuna riserva. Io penso che nel momento in cui la città, indipendentemente dai ruoli che si occupano, di questi poi parleremo successivamente, si riscopre d'improvviso terra di camorra, naturalmente non tutta, ma quella parte che era covava sotto cenere, che poi è esplosa con i clan, con le varie cose, l'impegno della magistratura deve essere sostenuto, rafforzato e reso, come dire, più forte nella battaglia contro la camorra e i poteri camorristici. Invece ci è capitato, io credo forse per una guerra dentro la magistratura, non lo so, me ne dicono tante, cerco di evitare, per un biglietto della Juve, per una barca che doveva, cose inutili, delegittimare il magistrato pubblico ministero sostituto, D'Onofrio. E naturalmente gongola chi ha avuto a che fare con questo magistrato che, devo dire, nella sua attività ha dimostrato coraggio, si è imposto. E allora, nel momento in cui si delegittima, si rafforza la camorra e vengono in mente tanti pensieri cattivi. Anche sul caso della giustizia. Che giustizia è?
come si muove la giustizia, in che modo evidentemente non aiuta le comunità, la legalità, perché alcune cose possono essere, probabilmente devono essere fatte nell'interesse della comunità, ma sbandierate così, fino a far applaudire coloro che erano nel mirino di questo magistrato, finalmente ce lo siamo tolti di torno, ammesso che questo sia vero e che questo sia così, mi pare un po' eccessivo. Naturalmente sono le sentenze che parlano, vedremo rispetto a queste cose che sono accadute che cosa accadrà. E in questa settimana, oggi, domani, l'altra novità importante sul piano della politica sono le sardine, insomma, questo movimento che, nel quale si confondono tante cose, tante anime, è un po' il desiderio di rinnovare, di cambiare, di fare cose diverse da quelle che sono state fatte, di dire che il paese non può essere tutto fatto in un certo modo, tutto ripiegato sul potere, tutto ripiegato sulle pastette, sulle tangenti. Questo movimento scende in piazza a Roma con una rappresentanza anche della nostra provincia per gridare sì al cambiamento, ma un cambiamento che abbia, come diceva Enrico Berlinguer, un riferimento sulla questione morale. Speriamo che sia così, perché altre cose che l'hanno precedute hanno dimostrato che l'infiltrazione di personaggi e di cose vecchie ne hanno compromesso il valore, l'ambizione. Penso che sia molto importante che ci sia una reazione popolare e che questo significhi in qualche modo un ricominciare a sperare per il bene delle comunità e del paese. Avellino. Gianluca, sindaco di Avellino, io penso, personalmente lo dico, che lui stia facendo una lotta titanica per far prevalere la propria autonomia di sindaco di Avellino, nell'interesse di Avellino, della città in cui è nato. Io, questa è la mia sensazione. Ho l'impressione che sia prigioniero di persone che hanno organizzato intorno a lui una rete compromissoria, mi fermo qui, che tendono a condizionarlo. Se le sue intenzioni sono, e io credo che sono, oneste, e allora faccia un po' di pulizia in casa propria, perché se ciascuno tende a valorizzare il proprio desiderio di credere nel cambiamento nella città, le cose che dice sono condivisibili, ma poi non le può fare perché qualcuno gli impone di nominare questo, di fare questo, allora deve fare pulizia intorno a casa sua. Glielo dico con molto affetto. Lui mi conosce, sa bene, sono stato anche il suo maestro in giornalismo, sa come la penso. Faccia pulizia in casa sua, perché coloro i quali lo prendono sotto braccio e gli cantano «Ti voglio bene, sei la vita mia» ed è accaduto davanti a questi ragazzi che fanno informazione, è il modo palese, evidente, per tenerlo prigioniero. Si liberi dalle cariatidi e dalle incrostazioni di potere. Buonasera.